grazie al sindaco, alla biblioteca, perché io penso sia importante, è già stato detto, l'ha già detto prima Frigerio, io credo sia importante parlare di questi temi, farli uscire dal sommario delle cose di cui si occupano solo gli addetti ai lavori, perché se se ne occupano solo gli addetti ai lavori, credo che faremo poca strada nella lotta contro le mafie. Quindi, giusto parlarne, io voglio fare due ragionamenti velocissimi su questo libro. Il primo, rispondendo alla domanda. Ora, io ho conosciuto diversi testimoni di giustizia in questi anni, li ho conosciuti, sono stato 3 anni a fare il commissario del PD a Caserta e li ho conosciuti nel Casertano, Mondragone, ho conosciuto gli altri testimoni di giustizia che sono raccontati da Marianna nel libro. È vero che c'è una vicenda drammatica, che diventa ancora più drammatica e incomprensibile nel momento in cui noi dobbiamo sapere che lo Stato ha bisogno di persone che trovano il coraggio di denunciare, ha bisogno di pentiti, ma ha bisogno di testimoni di giustizia. E se ne ha bisogno deve essere in grado di dare rassicurazioni, non soltanto rispetto alla sicurezza personale, ma anche rispetto alla vita che queste persone che fanno una scelta, soprattutto in Calabria, in questa fase, soprattutto rispetto all''ndrangheta pesantissima. Lo accenno solo, poi ci torno. L''ndrangheta è un'organizzazione tra le più potenti al mondo, che è presente in 70 paesi del mondo, che investe tantissimi soldi in Australia, in Canada. Stiamo parlando di un mostro criminale. E chiedere a una persona di ribellarsi, di mettere 'ndrangheta in difficoltà, vuol dire chiedergli molto. E ci vuole uno Stato che dia garanzie. Qual è il tema per cui abbiamo cambiato la legge? Ma sostanzialmente è quello che diceva Arcidiacono. Cioè, per una lunga fase noi abbiamo confuso i pentiti con i testimoni di giustizia, perdendo di vista un punto, che il pentito aveva determinati trattamenti perché il pentito comunque beneficiava di vantaggi. Il pentimento del mafioso, del 'ndranghetista, garantiva comunque al mafioso 'ndranghetista vantaggi, sconti di pena, eccetera, eccetera. E quindi in qualche modo passava in secondo piano l'aspetto della collocazione della vita successiva al pentimento. Il testimone di giustizia no. La vicenda di Marianna è la vicenda di una donna che non ha avuto nessun vantaggio, anzi, da un giorno all'altro è stata sradicata dal suo territorio, dalla sua casa, dai suoi affetti, dalle sue conoscenze, sradicata, e non è più tornata, non li ha più riacquistati. Non li ha più riconquistati, ha vissuto una vita non sua in luoghi diversi da quelli in cui era cresciuta, subendo ovviamente anche tutte le conseguenze di una famiglia che anche psicologicamente, il padre, il fratello, ha subito. La mamma, ciò che
non solo la scelta della testimonianza, ma anche quello che ha subito. Cioè, comunque sono morti ammazzati due ragazzi. Io credo questa sia una vicenda emblematica. Lei racconta nel libro due cose che io penso siano le cose che abbiamo provato a correggere, tre cose che abbiamo provato a correggere con la nuova legge. Uno, questa questione dello sradicamento dal proprio territorio. Dire che il testimone di giustizia deve essere messo nelle condizioni di vivere dove viveva prima, di restare a vivere dove viveva prima, è una cosa giusta nei confronti del testimone di giustizia ed è la dimostrazione di uno Stato che non ha paura, che sa confrontarsi e garantire i testimoni di giustizia anche lì dove hanno vissuto e dove continueranno a vivere e dove continueranno a lavorare. Secondo, la questione del lavoro. Già prima su questo io credo che non siamo ancora a posto, ma non tanto dal punto di vista della legge, perché già prima la legge prevedeva l'assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione. Le esperienze che ho io, che ho visto io, che ho vissuto io, sono esperienze comunque in cui questi posti nella pubblica amministrazione o non si trovano o non arrivano mai, oppure arrivano come sono arrivati per Marianna in condizioni che comunque, diciamo burocratiche, che comunque non tengono conto anche della volontà, della necessità di una persona di affrancarsi nel lavoro anche da tutto il peso delle vicende. È chiaro che il fatto che Marianna abbia oggi deciso, abbia deciso di abbandonare quel lavoro oggi è una questione su cui non si può dire va bene, ha abbandonato il lavoro, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Perché il punto è che lo Stato, io credo, si debba fare carico, anche se la legge era quella di prima, però si debba fare carico della vita di queste persone. E quindi su questo un po' stiamo provando a lavorare però c'è questo. E l'altra questione è quella dei risarcimenti, che è una questione molto complicata. Che c'è una questione legata al risarcimento da parte dello Stato, quello arriva, però c'è anche poi il tema del patrimonio che queste persone hanno lasciato, hanno dovuto lasciare. E quei patrimoni è difficile, venderli, è difficile venderli in condizioni accettabili e quindi c'è anche un danno economico. È evidente che questo quadro va cambiato e abbiamo rifatto la legge per provare a cambiarlo. Dobbiamo dare più valore ai testimoni di giustizia, più valore. Certo, il pentito vede da dentro, può dare, però il pentito ha anche un vantaggio. Con queste persone, io credo lo Stato ha un debito che deve saper fino in fondo ripagare. La seconda cosa che voglio dire è legata alla scelta e all'apprezzamento che ho fatto prima per la scelta, perché io credo che di 'ndrangheta bisogna parlare. Perché adesso è raccontata in questo libro una storia calabrese, diciamo autoctona, ma l'andrangheta è un'altra cosa. Cioè, l'andrangheta da lì ha costruito un'organizzazione piramidale spaventosa che ha origini, i cui fili sono sempre lì, sono sempre in quei
in quei territori, che si diramano in tutto il mondo, con una struttura, lo diceva bene l'arcidiacono, familista, molto stretta, molto forte, da cui non si può uscire, perché se denunci, denunci un tuo familiare. La storia di Leo Garofalo è drammaticamente questa storia. E allora lì, quando vedi Leo Garofalo, quando vedi la vicenda che racconta, già ti accorgi che anche questa idea per cui l'Andrangheta ormai ha fatto la scelta di non sparare è una scelta vera relativamente, nel senso l'Andrangheta ha scelto di tenere bassa l'attenzione dell'opinione pubblica, ha scelto di non suscitare allarme sociale, però quando c'è bisogno di rimettere a posto le cose, cioè ristabilire quelle gerarchie, la famiglia, chi tradisce la famiglia comunque muore, comunque viene ucciso, l'Andrangheta spara. E dobbiamo dirlo purtroppo a tanti imprenditori che anche in questi mesi, in questi anni, stanno cominciando a guardare alle organizzazioni criminali, in particolare all'Andrangheta, al di là del cartellino, di come si chiamino, della consapevolezza iniziale o meno, come a delle società di servizi che riescono a garantire finanziamenti, recupero crediti, altre cose con più facilità quando le banche non riescono a darti il credito o altre cose. Pagando poi un prezzo pesante, il prezzo che ti portano via l'azienda, ti portano via l'attività. Chi fa compromessi con l'Andrangheta fa compromessi con un'organizzazione che qua c'è, anche qui c'è, anche su questi territori è radicata, sui territori è qui per investire grandissime risorse economiche nell'economia legale e quindi condizionare l'economia legale e quindi, io dico, la nostra democrazia, perché quando entrano miliardi di provenienza illecita nell'economia legale è evidente che c'è un problema, democratico, anche di democrazia. Ma attenzione, non è qui per arricchirsi, perché l'Andrangheta, poi chiudo, ma anche questa vicenda in qualche passaggio l'Andrangheta c'ha due caratteristiche. Una, quella che ha deciso di tenere bassa la conflittualità per suscitare meno allarme sociale. L'altro è che l'Andrangheta non è fatta per arricchire i propri componenti. Nando Dalla Chiesa ha fatto per la Commissione Antimafia la scorsa legislatura una ricerca sui capi delle locali lombarde che sono stati via via arrestati, tutte persone che facevano lavori umili, il gruista, il cameriere, il parrucchiere, le mogli andavano a lavorare nelle società di pulizia degli uffici. Quindi un'organizzazione più pericolosa, anche perché il tema non è l'arricchimento personale, ma è ingrossare e rendere le ramificazioni di un'organizzazione che deve essere in grado di garantire tutti i suoi affiliati, deve essere in grado di garantire progressivamente di conquistare territori. O noi capiamo questa cosa anche partendo da vicende come questa, o noi faremo fatica a contrastare davvero l'Andrangheta, perché noi abbiamo la migliore legislazione antimafia del mondo, abbiamo i migliori inquirenti e la migliore organizzazione antimafia del mondo,
Ma se a questo non si aggiunge la consapevolezza della politica, ma della società, delle associazioni di imprenditori, di commercianti, sindacali, che c'è un pericolo che bisogna saper vedere e che ha queste dimensioni, non è una cosa che non ci riguarda, noi rischiamo di non batterla e di lasciare uno spazio grande a quella che comunque resta un'organizzazione criminale terrificante.